Buonasera e ben ritrovati negli studi di Verona Network con un nuovo appuntamento con Verona Siamo Noi. Siamo in prossimità dell'inizio della 17ª edizione del Festival Internazionale dei Giochi in Strada, il Toccat, e oggi ne parliamo assieme al presidente di Confartigianato Verona, Andrea Bissoli. Benvenuto. Grazie a voi, buonasera, buonasera a tutti i vostri ascoltatori. Confartigianato Verona, l'associazione che rappresenta e tutela gli artigiani e la manifattura veronese, anche quest'anno rinnova la collaborazione con AGA, Associazione Giochi Antichi. Sì. Presidente, perché sposare un progetto come quello del Toccat? Perché il Toccat rappresenta un po' l'artigianalità dei giochi antichi, rappresenta la cultura, rappresenta la creatività. E qualcosa meglio di un artigiano dove all'interno della sua bottega possiamo trovare creatività, artigianalità, possiamo trovare saper fare. Perciò fin da subito, quando ci è stato proposto questa collaborazione, abbiamo accettato con grande passione, grande interesse, proprio perché per noi era opportuno e vitale poter far conoscere anche le nostre imprese, i nostri colleghi associati all'interno di un contesto dove si parla di cultura, dove si parla anche di gioco, perché a volte anche l'artigiano, non dimentichiamo che costruiva il gioco del bambino, e negli anni lo abbiamo sviluppato assieme agli organizzatori del Toccat, abbiamo sviluppato il Tobottega, quindi un progetto che è orientato nel far conoscere il nostro mondo artigiano all'interno di questo interessante, di questo bellissimo spettacolo, viaggio all'interno, tra le botteghe all'interno, del centro esatto, storico, all'interno della cultura veronese, non solo, comunque anche questo viaggio all'interno delle botteghe del centro storico, per cui il turista, il cittadino può immergersi nel mondo artigiano, può conoscere direttamente le lavorazioni fatte a mano, può lavorare, perché all'interno delle nostre botteghe ci sono anche dei laboratori creativi dove manualmente anche i bambini si possono cimentare in quei lavori artigiani e quindi provare materialmente cosa vuol dire per un'ora, due ore, un giorno essere artigiani. E ricordiamo che il progetto, questo splendido progetto, il Tobottega, si svolgerà durante tutti i quattro giorni del Toccat, dal 12 al 15 settembre, quindi giovedì, venerdì, sabato e domenica, gli artigiani terranno le loro botteghe aperte. Abbiamo voluto proprio dare questa opportunità, proprio perché ormai in questi giorni vediamo un grande afflusso di pubblico e quindi anche le nostre imprese, con un po' di sacrificio ma con tanta soddisfazione, vogliono essere aperti per ospitare tutti coloro che vorranno cimentarsi, come dicevo prima, ad essere artigiani per un po' di tempo e a capire cosa c'è dietro a un prodotto artigiano, perché noi diciamo sempre che comprare artigiano non costa di più, comprare artigiano si spende meglio. Quindi il prodotto artigiano non è più costoso, è un prodotto di grande qualità. E ricordiamo un'altra iniziativa targata con Confartigianato Verona, Confartigiani in Piazza, che si svolgerà invece nelle giornate di sabato e domenica. Ecco, anche lì in maniera un po' diversa, ma si vuol sempre presentare l'associazione al grande pubblico, perché comunque noi come associazione tuteliamo in prima fase le imprese associate, quindi anche tutte le imprese artigiane. Però vogliamo essere vicini anche al grande pubblico, perché vogliamo dire anche al cittadino che c'è qualcuno che li tutela perché? Perché noi promuoviamo l'artigianato, quello sicuro, quello certificato, quell'artigiano che viene in casa tua con le capacità e le conoscenze di fare un buon lavoro e che sia certificato. Quindi una vera e propria vetrina di arti e mestieri. Esatto, esatto. All'interno di un contesto dove il gioco la fa da padrona, ma noi sappiamo bene che nel gioco c'è anche conoscenza, cultura, arte e spettacolo. Mi piacerebbe citare qualche laboratorio, qualcosa che hai accennato prima. Troviamo allora laboratori sartoriali per la creazione di abiti per bambole. Esatto. La ceramica. Proprio perché vogliamo rendere anche semplice il nostro lavoro, che semplice non è, perché bisogna pensare che dietro a un laboratorio artigiano ci sono anni di studio, di cultura e di lavoro manuale, quindi in poche ore è difficile poter essere un bravo artigiano o un artista, però ci si può cimentare magari con qualcosa che è più semplice, più vicino soprattutto ai bambini, perché sono loro che noi vogliamo
portare verso il mondo artigiano. Ad appassionarsi magari a questo mondo che viene considerato, esatto, troppo poco dalle nuove generazioni. Esatto, e quindi ecco, anche fare degli abiti per la bambola, per le bambole, oppure lavorare la ceramica in maniera semplice ma sicuramente di grande effetto, può aiutare anche questi ragazzi a capire che c'è un mondo diverso dallo smartphone o dal gioco elettronico, ecco. Ricordiamo poi dove trovarvi proprio concretamente, infatti, durante il festival. Infatti. La mappa è molto chiara, la si può trovare durante il festival. Sì, durante il festival ci sarà la mappa di dove possono trovare sia la nostra location che le nostre imprese che hanno accettato di aprire le loro botteghe. Inoltre, e anche online sul nostro sito di Tutto Artigianato, esatto, online, che invitiamo anche a visitare perché è utile anche per i cittadini, dicevo. Ci sono alcune idee e soluzioni che possono aiutare anche i cittadini. Noi però vi aspettiamo in piazza giovedì, venerdì, sabato e domenica, dal 12 al 15 settembre, al grandioso Festival Internazionale dei Giochi Strada, il Toccati di Verona. Vi aspettiamo. Buona serata.